Ben trovato, professor Grazie. D'Ambrosio. Ci vediamo questa mattina per un evento, una mostra dedicata al futurismo di Giulio Parisio. Pochi forse sanno, il ruolo importante che ha avuto Napoli nel futurismo. Sì, è vero, io mi sono preoccupato anni fa di questa cosa e sono riuscito ad ottenere un risultato inequivocabile, nel senso che il Ministero della Cultura aveva intenzione di dedicare alcune mostre alle città importanti del futurismo. Questo nel 1996. E in un primo tempo si pensava di allestire tre mostre, Roma, Firenze e Milano. Io mi sono preoccupato di fare una ricerca sull'argomento e sono riuscito così ad aggiungere, li ho costretti ad ammettere l'importanza di Napoli e così è stata aggiunta una quarta mostra, quella su Napoli che abbiamo fatto in Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale. E questo è stato un modo giusto e corretto per interrompere. Se non completare la ricerca. È successo un po' di tempo fa, però mi ha costretto a ricordarlo. Secondo lei oggi Giuseppe Parisio da cosa sarebbe attratto per le sue foto? Quali sarebbero i suoi modelli o le immagini preferite? Dalle nuove tecniche, dalle nuove sperimentazioni. Era una persona curiosa, era un fotografo tecnicamente molto ben preparato, conosceva tutti i modi possibili e immaginabili per fotografare nel modo migliore, ha fatto delle esperienze tecnologicamente avanzate, però come nel caso della mostra che osserviamo qui intorno oggi, è chiaro che lui aveva anche una sua leggera malinconia che si permetteva di esprimere in queste sperimentazioni fatte con le cose semplici, con le cose piccole, con i ritagli, con le carte ripiegate. Tutto questo però gli riesce bene, fu apprezzato nel periodo in cui lui lavorava bene, con successo, per grandi committenti. Dottor Fittipaldi, ben trovato. Questa mattina ci troviamo all'Archivio Fotografico Parisio, dove appunto in questo splendido atelier troviamo circa un centenario di storia, memoria e cultura della città di Napoli. Sì, siamo riusciti a non disperdere un patrimonio fotografico importante che documenta Napoli a partire dalla metà degli anni 20 fino agli anni 90 più o meno. Ovviamente negli ultimi tempi c'è più un calo di memoria, di immagini, che è molto invece più ricca tra le due guerre, fornitissima, c'è tutta proprio la storia di Napoli, quasi uno potrebbe sfogliare un giornale di bordo di quello che succedeva a Napoli quotidianamente. Questo però nell'archivio Troncone, che loro facendo fotogiornalismo hanno più questa documentazione. Parisi è più artista, fa le fotografie che potete vedere qui intorno e poi la mostra per cui facciamo questo incontro oggi, che è un futurista riconosciuto da Marinetti come il miglior fotografo futurista italiano. Quindi è una bella cosa. Con questa serie di appuntamenti promossi appunto dall'assessorato al turismo e dall'assessore Nino Daniele, si parla di tecnologia. Volevamo sapere, secondo lei, il ruolo della fotografia stampata e archiviata come ricordo. Posso raccontare un episodio di un giovane ragazzo che davanti a una fotografia, una mostra che noi facemmo sempre con l'assessore Daniele quando era alla regione, era vicepresidente della regione, facemmo una mostra su Santa Lucia, sul borgo di Santa Lucia, riconosciuto come tale proprio per il suo insieme, per i suoi costumi, per la sua unicità. E tra queste cose di Santa Lucia c'era una festa che si chiamava la festa dell'Anzegna, che non esiste più da tanti anni, però che è molto nella memoria dei Luciani. E un ragazzo davanti a una fotografia disse: "Ah, finalmente vedo quello che mi hanno sempre raccontato." Più funzione della fotografia di questo, come, che più,
trovo che la fotografia abbia, rispetto al film, rispetto alla, sì, proprio al video, una capacità di colpire più forte, perché col fatto che è ferma, che sta là, che uno se la guarda, che uno ci può riflettere, le immagini invece in movimento scorrono, per carità, raccontano forse anche di più nell'immediato, però la fotografia è una cosa, forse perché io sono fotografo, non lo so.